Uè, dottori, buonasera e bentornati. Piccolo premessa, discorsi, cazzilli prima di cominciare, che se non mi scordo. Se avete seguito la live pomeridiana fuori programma e se avete dato un'occhiata ai social di recente, saprete che ci sono dei cazzi che devo risolvere domani, e quindi quella di stasera non sarà la solita live di 3 ore, ma sarà, oh madonna, mi triggerà tantissimo il fatto che sia storta, scusate, ok, non sarà la solita live di 3 ore dalle 9 alle 21 a mezzanotte, ma la faccio durare penso un paio d'ore sole. E allora, Dark Messiah Might and Magic, mi pare che si chiami, aspettate che ve lo dico con certezza, perché Dark Messiah of Might and Magic, ok, è un gioco di ruolo in prima persona della Ubisoft, vecchio, di che anno? Ah, su Steam dice 25 ottobre 2006, quindi molto vecchio. Le immagini mi fanno pensare che sia veramente un gioco di merda di quelle potenti, ma proprio di quelli potenti, con le animazioni che ti fanno sboccare e altre cose. Ma pensavo la stessa cosa di non Skyrim, quell'altro, Morrowind, che invece è invecchiato bene, ok? Quindi secondo me è tipo Skyrim, tipo Morrowind o giù di lì, ma un filino peggio. Essendo un gioco del 2006, ci ho già messo un po' le mani per vedere di farlo partire a una risoluzione decente. C'è un problema che purtroppo non posso verificare se andrà bene, quindi lo scopriamo alla fine di questa diretta, se la ripresa è venuta bene oppure no. Ovvero, ogni volta che lo apro devo risettare la risoluzione in 1080, anche se, cioè, non salva la risoluzione. Io spero che se la schermata è una merda, che il gioco è grande così e tutto il resto è bianco, io cercherò di sistemarlo nelle prossime volte. Ho provato a fare delle riprese per vedere come veniva l'inquadratura, purtroppo non ho capito come mai. Però c'è da dire che se la cosa funziona, che prende piede, se il gioco è passabile, perché io so zero spaccato, nulla, niente, nisba, nada. Potrebbe essere una vaccata immonda, potrebbe essere invece una futura serie. Non lo so, l'ho preso perché costava poco e me l'hanno suggerito. Non mi ricordo chi, non mi ricordo quando, svariati anni fa tra l'altro me l'hanno suggerito, quindi vediamo che cazzo succede. No, niente, tutto ok, il gioco è doppiato anche in italiano, quindi non si può bestemmiare neanche troppo da quel punto di vista là. Oh, togliamo queste bruttissime canzoni e attiviamo il gioco e basiamo alla schermata di Burundi. L'ho fatto. Però se al tab per controllare il gioco crasha, quindi scusate per questa merda, non è colpa mia. Ok. 10 secoli la fortezza resisterà. Mura di spirito dentro mura di fuoco, e ogni demone il capo chinerà dinanzi al figlio del Signore Oscuro. Un secolo di sangue e guerra, misteriosamente oscura la luna diverrà, il luogo del riposo al fin verrà trovato, del settimo che così alto aveva volato. Thank you.
brama e paura dovrà decidere. L'incatenato è rimasto solo. Il potere della reliquia ancora inutilizzato. E il destino di Ashan è ancora sconosciuto. Ashan? Allora, vi dico che io so pochissimo. Ovvero, un meme so. Io so che tutti paragonano false cose Brig e c'è il calcio che è super potente. Proprio un meme famoso. Io so solo questo. Adesso noi andiamo in 16 nonni. Speriamo che non sbarelli tutto, per l'amor di Dio. 1080. Applica. Ok. Dovrò farlo credo tutte le volte. Spero che vada tutto bene. Incrociamo anche le dita dei piedi. Nuova partita. Ok, difficoltà normale perché sì. Finalmente dopo anni di studi di pratica, il maestro Fenrir mi porta con sé in una... Maestro Fenrir. Dove siete? Maestro Sono Fenrir. Qui, Saret. Ora ascoltami. Nella stanza più avanti c'è un altare con un oggetto a forma di ragno. Prendilo. Evviva! Dobbiamo portarlo al cristallo di Shantiri. La mia voce ti guiderà. E non temere. Veglierò su di te. Ok. Ho molta paura perché ho paura che potrebbe essere come quella saga. Oh Gesù santo. Perché c'è quel cerchio al centro che si riempie e si... Cosa vuol dire? È l'ombra! Davvero? Credo che sia l'ombra, ragazzi. Non lo so. Vabbè. Aspetta che... Trova i cristalli di Shantiri. Ottiene una chiave. La chiave del ragno. Una chiave del ragno. Una chiave del... Ok, ho letto bene. Ok. È molto sciacquerello. Madonna, i movimenti sono da sbocco. Perché si muove, e lì si muove anche l'inquadratura, quindi è un po' fastidioso. Mi sa che è tipo la visione notturna. Premi E e prendi la chiave, e prendiamo la chiave. Fin qui tutto bene. Usa la chiave a forma di ragno, Saret. Quindi noi siamo Saret, va bene. Non me lo ricorderò mai. Saret, Saret, Sara. Sara al passivo, Sara al passivo. Devi stare calmo, sto facendo un'associazione mnemonica. Sara al passato, medio orientale. Dovrebbe andare bene. Tira la leva, Saret, e corri verso il cancello lontano. Maestro, è sicuro che sia una buona idea? Pare una stronzata. Niente trappole? Come ci si abbassa? Ah, ok, a tempo. No, pensavo... premi shift, ok. Ho sentito clac clank proprio quando ho premuto shift. Dico, che cazzo ho toccato. Ok, 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 ci siamo. Puoi fare lo scatto finché la barra di resistenza non è vuota. Dopo devi fermarti. Va bene, grazie. Vedi quelle assi attorno al pilastro? Le vedo. Sembrano fragili. Prova a romperle. Lo dici te, maestro. Come si fa? Premi F. Oh. Sembra che dovrai salire quassù. Salta e arrampicati su quella catena. Sì, signore maestro. C'è la fisica. Come salto? Premi spazio per saltare verso la catena. Ok.
Shoryuken! Shoryuken! Premi spazio mentre arrampi. Ok. È molto basic per ora. Buia! Gli ostacoli fisici saranno i più semplici da superare nella vita, Sareth. Ora hai la possibilità di dominarli. Ok. Ok. Premi control. Va bene. Croucho. Usa la magia che ti ho insegnato, Sareth. E l'oscurità non avrà più segreti. Ok. Prova ad aprire lo scrigno. Non si sa mai cosa ci puoi trovare. Maestro. Se vedi un'arma, raccoglila. Ma dai, no, la lascio lì. Ti servirà per combattere. Premi la rotella su per accedere alla cintura. La corda, Sare, tagliala. Ok. Pensa, adattati. Da un calcio a quella creatura e guardala cadere. Buia! Attento, i non morti sono tenaci. Impalali, così sarai sicuro che non si rialzeranno. Quando il non morto è a terra, mira a lui. Tieni premuto mouse 1 per un secondo. Rilascialo per impararlo. Ok. Per impararlo, ho detto. All'avventura! Farò del mio meglio per curarti, Sareth. Perché mi ha fatto del danno? Prima usa uno e lascia lo. Ora devi usare le tecniche di combattimento che ti ho insegnato. Fai pratica varie volte su questa mossa. Il tuo attacco è il tuo attacco più potente. Così paro? Sì. Shoryuken. Dammi un attimo per aprire questa porta. A parte la telecamera che sconquassa quando. Guardi, il combattimento non è male. Sembra un bello shooter. Sono mercenari. Ma sento la potente mano dei negromanti dietro di loro. Dunque anche loro cercano il cristallo di Shaltin. Ok. Spingilo oltre il bordo con un calcio, Sareth. Il calcio di una violenza inaudita. Mo capisco il meme. Dove sei? E consuma solo se colpisco. Shoryuken. 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 Però hanno l'equilibrio. Fammi vedere di cosa sei capace. Maestro, questo cattivo ha la sua voce, mi devo preoccupare. Bello però. Se si muove ancora, trapassalo con la spada. Sei un uomo morto. Più forte, vinci la sua parata. Non è vero. Non cercare di scappare. Cos'è successo? Sto morendo, aiuto. Non dimenticare che puoi parare. Lo so, però volevo provare una roba, maestro. Farò del mio meglio per curarti, Sareth. Grazie, dottore. Ma prezzo, mi creda. C'è un sistema di fisica. Vediamo se mi riesco a parare col baule in mano, col barile in mano. Ho sentito qualcosa. Sì, sono qua, pronto. Dai, spara. Sì, ha colpito il baule. E l'ha rotto. Davvero? Uber testi. Dai, fammi fare dei test, voglio vedere se lo posso uccidere. Ragazzi, sto gioco mi dà già gusto. Buia!
Sì, l'ho buttato per terra. Lo impalo, lo impalo, maestro. Che palle, maestro. Prova a colpire più forte. Ho capito, maestro. Impalo. Ma è bellissimo sto gioco. Mi dà già soddisfazione. Quindi aspetta. O per te si mette male. Vieni, vieni. Secondo me non è andata come speravo. Muovi. Se si muove ancora, okay, trapassalo con la spada. Rimani e affina le tue abilità. Ehi, tu. Se vuoi, io terrò il cancello aperto. Allora, aspetta. Fermi. Devo capire. Devo capire quando posso fare l'infilzata così, perché se si rialzano subentra l'animazione del rialzarsi e quindi l'impalo non funziona. Però credevo che il combattimento sarebbe stato una merda. Certo, non è uno dei migliori che abbia mai visto, ma non è neanche il peggiore. Uia! E dai, dai, dai! Che cazzo, tua sorella, quella puttana. Buia! Vieni, vieni, dove stai? Ma posso... Non posso lootare? Davvero? È Dark Souls, il fuoco ti cura. No, però non mi danneggia neanche. E invece sì, mi danneggia come? Ok. Ok. Prevedo una serie, ragazzi. Almeno qualche serata ce la facciamo. Tutto il gioco, non lo so. Un punto abilità guadagnato, ok. Bella la musica, bella la grafica, bello il gameplay, mi piace. Hai appena guadagnato un punto abilità. Premi tab. Aspetta, qui c'è della roba. Pozione. Ok, ok. Premi tab. Allora, salute massima, mana, danno. Questa è la quantità dei danni che puoi causare. Dipende dalla tua forza e dall'arma che stai usando. Il tuo mana massimo. La classe dell'armatura definisce quanti danni puoi assorbire. Può assorbire la tua armatura. Attualmente non ho nulla. Ok. Le icone di abilità che lampeggiano possono essere aggiornate. Muovi il mouse su di esse per leggere la descrizione. Clicca due volte su una delle icone lampeggianti per aggiornare l'abilità. Nota, puoi anche cliccare su una delle altre per accedere ad altri pannelli. Combattimento ravvicinato. Clicca due volte per aggiornare. Livello 1, costo un punto di abilità. Scarica di colpi che permette di sferrare un numero illimitato di attacchi rapidi in una scarica. Carica. Un attacco potente per stordire i tuoi nemici. Scatto più attacco di forza. Ok, attacco in corsa praticamente. Livello 2. Puoi disarmare un nemico. Attacco al forza sul braccio di un nemico per stordirlo. Scudo. Puoi usare uno scudo per bloccare gli attacchi dei nemici. Come frecce e o frecce infuocate. Livello 3. Sfonda parata. L'abilità di carica di colpi che talvolta possono sfondare la parata del nemico. Attacco con salto. Un colpo potente che sbilancerà il nemico. Salto più attacco in forza. Attacco a mulinello. Un attacco rotante che colpisce più nemici contemporaneamente, uccidendo sul posto la maggior parte di essi. Chinati. Più adrenalina, più attacco di chissà che cazzo vuol dire. Comunque, ok. Tutti gli attacchi con un'arma causano più 2 di danno. Tutti gli attacchi con un'arma causano più 3 di danno. Tutti gli attacchi con un'arma causano più 6 di danno. Ti permette di ingrandire la visuale quando usi l'arco. Sarà lo zoom.
ingrandire l'arma, lo zoom, che vabbè, un gioco vecchio. Gioco vecchio, però questo è italiano, per Dio, non è che... Allora, ti garantisce una presa di più ferma nell'arco. Vabbè, magari vacilli di meno. Ti permette di ricaricare l'arco più rapidamente. Ti dà più 2 di probabilità di causare il doppio dei danni ogni volta che esegui un attacco di forza. Ok, 6 punti, goulash. Qualcos'altro? Ti dà 4% di probabilità di causare il doppio dei danni ogni volta che esegui un attacco di forza. Uguale, no, più 2 raddoppia, ok. Tutti gli attacchi con un'arma causano più 2 di danno, questa l'abbiamo già letta. Ti permette di raccogliere più adrenalina e infliggere 2 fatalità, uccisioni istantanee di fila. Vista al buio. Sono pochissime le abilità. Quanto dura sto gioco? Clicca 2 volte per aggiornare. Costa 1 punto. Scaglia un proiettile di fuoco magico. Richiama e mantieni per eseguire il proiettile. Per guidare il proiettile, scusate. Causa danni da fuoco, effetto adrenalina, scaglia più proiettili contemporaneamente. Afferra e muovi oggetti da lontano. Più mana hai, più pesanti possono essere gli oggetti. Effetto adrenalina ti permette di afferrare creature viventi e oggetti massicci. Piazza una trappola magica che il nemico non può vedere. Esplode quando il nemico è vicino, infliggendo danni da fuoco. Spruzza una sostanza non letale fredda come il ghiaccio che congela un nemico per un paio di secondi. Un paio, è così, un po' intanto al chilo. Se colpisce il terreno, crea una pozza di ghiaccio scivolosa. L'effetto adrenalina congela la creatura in modo permanente. Chissà che cazzo vuol dire. Comunque, lancia una sfera di fuoco che esplode al contatto, colpendo il bersaglio e tutte le creature vicine. Richiama e mantieni per guidare il proiettile, causa danni da ghiaccio e da fuoco in zona. Effetto adrenalina, uccide il bersaglio. È che dalla descrizione sembrano strasgrave, ma non credo che lo siano. Crea un fulmine che elettrizza il bersaglio. Rimbalza contro i muri, causa danni elettrici. Scagliandosi contro i nemici posizionati in acqua, aumenta i danni infitti, bla bla. D'accordo, ho capito. Lancia fiamme davanti a te e incendi i nemici. Causa danni da fuoco, effetto adrenalina, causa danni maggiori. Cura le tue ferite e rigenera la salute. Ipnotizza una creatura nemica e la fa combattere nella tua parte per un periodo limitato. Ho capito, è lo starter pack di un qualunque GDR. Potrebbe tranquillamente essere un Bioshock Melee, però. Crea uno scudo che protegge dagli attacchi fisici e proiettili magici per un breve periodo. Indebolisce un nemico per un breve periodo. Effetto adrenalina, indebolisce un nemico in modo permanente. Ok, e qui cosa abbiamo? Resistenza. Clicca 2 volte per aggiornare. 1 punto abilità. Questa abilità ti permette di eseguire più scatti più lunghi e di rimanere più a lungo sott'acqua. Ok. Quindi si può nuotare. La tua salute massima aumenta a 60. La tua salute massima è aumentata di 70. La tua salute massima è aumentata di 80. Minchia, ma è pochissimo. Permette di rigenerare la tua salute. Chissà come. Ti rende più resistente agli effetti del veleno. Va bene. Scopri automaticamente degli oggetti segreti quando sei fermo. Madonna, voglio questa. Il tuo mana massimo viene aumentato a 40, 70, 100. Ti permette di scassinare le porte e di scoprire le trappole. Diminuisce il rumore che fai, ormai dai tuoi passi, quando cammini. Ti permette di usare pugnali per colpire la schiena ai nemici, per causare danni extra. Attacco di forza alla schiena con un nemico che non ti ha visto ancora. Ok. Ti permette di nasconderti nell'ombra e di diventare quasi invisibile. Puoi anche derubare i nemici. Rubare chiavi ai nemici che non ti hanno ancora visto. Aumenta la velocità di generazione delle mani. Oh, raga, io vado stealth. Voglio questa. Raga, niente.
Ok, sto fermo. Non tocco, eh. No. Mi curo. Altissimo il volume. E ora, maestro Fenric? Per ora abbiamo finito. Spero che tu possa dimostrarti altrettanto abile in futuro. È solo il primo passo di un lungo cammino. Per me muoio, non so, c'ho sto dubbio. No? Vabbè, tanto meglio. Non c'è tempo da perdere, Saret. Sì, signore. Vado. Il futuro ti tornerà utile dall'altra parte del mondo. Sappi che questo è solo l'inizio, ragazzo mio. Torniamo a casa. Lì proseguiremo il tuo addestramento. Sono stragasata, raga. Stragasata. Mi aspettavo un combattimento orribile. Invece è intuitivo. È calzante. È nella mia zona di comfort. Saret, mio fedele discepolo, tuo padre sarebbe molto orgoglioso di te. Grazie, maestro. Iniziato alle arti magiche, forte e nobile guerriero. Hai tutte le qualità per realizzare il tuo destino. Ma il tuo destino non è qui. Il tuo futuro è lontano, in una terra remota. Dovrai recarti nella città di Stoneham, da un mago di nome Menelag. Lui ed io abbiamo interessi comuni. Pare che stia cercando un oggetto chiamato Teschio delle Ombre. Purtroppo non è più in grado di proseguire oltre nella sua ricerca. Almeno non senza questo. Il cristallo di Shantiri che hai recuperato. Ne è valsa la pena trovarlo. Non credi? Lo dice lei, maestro, non ho cliccato. No, gli ho preso una chiave. Portalo a Menelag e aiutalo a prendere il teschio. Fatto questo, ti sarà chiaro quello che ti aspetta. Non mi tocchi, maestro, mi dà un po' fastidio. Tuttavia, ragazzo mio, non ti manderò da solo. Come no? Ti serve una guida, una compagnia, forse un guardiano. Potrebbe anche insegnarti qualcosa di utile. Sono presa bene stasera. Cosa desiderate? Maestro? Buia! Ho Soli, fatto tombola! Si viaggia meglio che in due, Saret. Desidera che protegga il ragazzo? Calmo. Buongiorno, signorina. Non ti farò molto male. Che cazzo ha fatto? È Lara Croft, medievale. Accetto. A proposito, sì? Il mio nome è Xana. Xanax, molto bene, come il farmaco. Quindi dobbiamo andare in una città che ho già scordato. Aveva tipo Stoneham. Dobbiamo andare a Stoneham. Trovare il signor Menelao. Eccola, Saret. La città libera di Stoneham. Grande crocevia di commercio e magia. Madonna, si spoglia il mondo. Menelag. Così potremo andarcene. Lo spero. Mi sto annoiando. Dovremmo tornare in città. Al sicuro. Francesco May! Ma è casa nostra. È la terza voce che sento, il mio doppiatore preferito. Fenric non me ne ha mai parlato. Ma non è vero. Fenric dice raramente tutto ciò che sa. Presto, ma non è vero. Dentro saremo al sicuro. Quei maiali sono strani. Madonna, se spoglie. Mister Gas. Hai 5 minuti per prendere. Biancheria della nonna, cosa? I non morti non sono ancora qui. Dottore, sorvegliate il cancello. Ho capito, qua è pieno di cloni. Consiglio che la città è chiusa. Perché in un paese di nella zona popolare ci sta una donna ricca? Ehi tu, identificati. Salve. Mi manda il maestro Fenric.
Ho un messaggio per il mago Menelag. Lord Menelag, vorrei dire. Mi scusi. Hai con te delle prove? Sì. Non ci fidiamo troppo del forestiero. Ho una lettera di presentazione. Fammela vedere. È richiesta di Lord Menelag. E lì c'è il suo sigillo. Lascia che ti dia il benvenuto a Stonehelm. Grazie, dottore. Porteremo il tuo cavallo alle stalle, se vuoi. Grazie. Certo. Apprezzo. Potrei sapere dove trovare Menelag? Certo. Sali oltre il chiodo d'oro e... Per il sangue dei draghi, che succede? Volta l'inquadratura, fammi vedere. Qui come è fatta di Lego il castello, che vuol dire? Presto! Sono arrivati! Capitano Giacca! Correte! I draghi ci salvano! Mettetemi al riparo! Mettetemi al riparo! Quando la guerra sarà finita, voglio darmi alla pesca. Correte! Quando la guerra sarà finita, voglio dare... Così, con tutta la tranquillità. Avventura giornata. Dal punto. Non sei pronto per te. Va? Ehi, tu, seguimi! Conosco un modo per entrare nelle mura! Madonna, l'epicità, ragazzi! Sali, oh! Grazie, tutto! Mio fratello sta cercando di entrare nelle mura! Sì, andiamo! Aiuto! Belle le musiche, bella l'atmosfera, la grafica un po' meno, come si apre così. Ok, di qua. Basta un po' perché è un po' altino, scusate. Rompo. E i vicini rompicazzo rompono il cazzo. Allora, forza. Obiettivo, la giornata, farsi le nemici le guardie di Stone renderà il possibile. Non ho capito. Farsi nemiche, ha sfondato il cancello! Ha sfondato il cancello. Stanno salendo, dobbiamo chiudere il cancello. Tira la leva, va bene. Seguimi! Perché non lasci andare avanti lui? Aiuto! Chiudi il cancello, va bene. Dove? Ne sento altri per le scale. Ma quindi la signorina non la vediamo? Adesso spero che non sia tempo. Vado di qua? No. Glicci, vabbè. Posso incularmi l'arma? Dottore? Aiuto, chiudi il cancello. No! Errore di valutazione. Che so. C'è un'arma? No, è la manopola che ha glitchato. Aiuto. C'ho 15 di vita, l'ho notato adesso, sto morendo. Vieni. Aiuto. It's a mayday, Burundi, dottore. Ammazzo così. Fregagli. Non ci credo, l'ho ucciso a scatolate. Mi serve qualcuno alla balista. Seguimi. Sì, andiamo un attimo, fermi. No, non vai in pausa. Vabbè, lo faccio io. All'avventura. Grazie. Un appunto. Vabbè, lo leggo dopo. Centrati sulla balista. Aspetta che ho fame. Bevo anche. Piantala. Venga, offro io. Colpisci il ciclope, per questo dire. Vado. Buia Brundi, il fiu, bro. Tu. Dove devo sparare? Qua. Coraggio, dacci dentro. Yes, doctor. Va. Oramai più, Saret. Uccidilo. Sì, signora. Grande. Ti abbraccerei se potessi. Perché non può? Niente contatto fisico. Ma questo è un rancor.
montage audio, perché li creo anch'io nel film come hobby. Ok. Tre punti. Ma la madonna. Allora, beh, scusami, tutto il panico preso. C'è stato allarme. Si ritirano per ora. Chiari, ripristina una sega. Allora, nota della guardiana firmata da Garth. Come la leggo? Sto pensando ancora a Leanna. Come sempre, d'altronde, ma è così carina, è così gentile. Suo zio dice che sarà una grande maga come lui. Credo che le chiederò di sposarmi. Buona fortuna. Non oggi, certo, ma forse questa guerra mi darà l'occasione di diventare l'eroe, un eroe, e di dimostrarle chi sono. Ok. Ma se io tipo questa la metto qui. Boom. Ok, allora. Beh, un po' di combattimento così o lo mettiamo. Poi ne mettiamo uno, vediamo. Afferri oggetti lontani. No, le palle di fuoco. E con gli altri due. Scatti, salute, resistente al veleno, mana. Questo ancora no, eh. Voilà. Ed ecco qua. Pa-pa-pa. Ottimo lavoro, amico. Grazie, dottor. Hai proprio del talento. Tanta roba, eh. Fatemi fare prima un salvataggio, perché salva. Vuoi sovrascrivere? Sì. Ora sei un nemico di Stonehelm. Ricarica l'ultima partita. Scusa, come funziona? Ok. Va bene, va bene. Il bestiario. Te la cavi bene in combattimento. Grazie, dottor. Vuoi unirti a noi per una bevuta al chiodo d'oro? Magari dopo. Prima al lavoro. Tieni premuto per girare la ruota e aprire il cancello, ok? Gargando. Gargantua. Forse i nemici di Gargantua renderà impossibile l'obiettivo principale non farlo. Grazie per dirmi una cosa, che insomma. Bastone di legno, lo prendo. Arco, lo prendo. Così studio. Allora, 4. Uhua. Qua. Ehi, ehi, ha, ehi. Tanta roba. E para, d'accordo. Attacco caricato. Wow. Tong Shoryuken. Ok, perfetto. Arco. Le ho infinite le... Mi sa che le ho infinite le frecce. Aspetta. Me l'ha fatta ripiare. Ok. Scusa, come funziona l'arco? C'ho le frecce infinite. Un libro. Non frega un cazzo. Vabbè. Vado, eh. Scusami, e come lo uso?
Scudo delle guardie di Stolem. Resistenza. Richiede combattimento ravvicinato livello. Ok. Allora lo tolgo. Beh, ci sta. Bene. Madonna, sono fatte di carta pesta. Non ho tempo, scusa. Non volevo parlare in realtà, ma va bene. Cioè, mi dai tutte le armi così? Ok. C'è la forchetta, la voglio. Facciamo gli scherzoni. Non è vero! T'ho tirato una forchetta. Ma dai, ma una forchetta t'ho tirato, non t'ho fatto niente. A cagare. Molto, molto, molto simpatico. Prendo tutto io, eh. Vabbè, dai, non si possono fare troppe cazzate. Cosa, cosa? Spada corta. Cosa cambia dalla mia? Spada corta, niente, uguale. Questo lo prendiamo, i pugnali. Qui cosa c'era della pappa che io mangerei? Voilà. E poi basta. Facessero, saremmo il trappolo. Ne dubito. I ghoul non nuotano bene. Cosa ne facciamo dei cadaveri? La prossima volta. Se i necromanti riuscissero a impadronirsene, potremmo dover aprire la necropoli. Salve. C'è un dottore. Non ci sono necromanti in città. Vedo che sono riusciti a ingannare anche te. Non ce la faranno con me. E io invece ti dico che non siamo per niente al sicuro. La città potrebbe essere piena di spie necromanti. Quel maledetto parassita di Arantir era con loro. L'hai visto? Oh, per tutti i draghi. Ma sono gemelle. Sono uguali. Hanno anche la stessa voce. Guarda, ho da fare. Feriti, morti. Non è il momento. Calma, eh. Guarda, ho da fare. Feriti, morti, anche meno impostata, eh. Che cazzo? Madonna, come sculetta. Allora, permesso? No, è una texture, per nessun cazzo. Guarda, ho da fare. Feriti, morti, non è il momento. Fa troppo ridere sta cosa. Ah, allora, che cazzo volete che facciamo? Dai, giochiamo seriamente, forza. Sai cosa dicono della dimensione del portone della casa di un uomo? No. Quello deve essere di Menelag. Spero che non sia stato catturato là fuori. Ho ucciso un uccello, scusa Peta. Ma tra ieri e oggi raccogliere uccelli e ucciderli, voglio dire. Se non fosse per loro. Scusate. Oh, tu devi essere il messaggero. Beh, a dopo, Gart. Ah, d'accordo. Sono qui per incontrare il mago Lord Menelag per conto del maestro Fenrir. Me lo ricordo sto periodo, me lo trovo piccola per godermeli, sono io. Mi ero preoccupata, forse senza motivo. Che brutto viaggio. Ho saputo che hai dato una mano a uccidere un ciclope. Oh, scusa, io sono Lianna, nipote allieva di Menelag. Ah, hai capito, Lianna. Nipote allieva. Mio zio sarà felicissimo di vederti. Immagino vorrei darti una rinfrescata prima di cena. Seguimi. Uno dei peggiori doppiaggi che avevo mai sentito. Me lo voglio dire. Sì, certo. Ferma. Guardie, aprite il cancello, per favore. Certo, mille. Per favore. Abbiamo preparato un banchetto in tuo onore, sai. Oh, non so sicura, ma secondo me è la stessa tipa che doppia il personaggio giocabile femminile numero uno di Obscur nella versione italiana. Il cancello prima che Garth ritorni. Andiamo, andiamo all'avventura, dottore. Ma questi danno punti esperienza. Benvenuto come se non la fosse. Nella dimora di Menelag. Vabbè, ci guardo dopo, ho capito. Ma quanto dura sto gioco? 20 minuti? Così sei Sareth. Mi droppano punti. Benvenuto, ragazzo. Così. Vabbè, con quei negromanti alle mura, state attenti voi. Iniziavo a preoccuparmi. Hai portato con te il cristallo di Shantir?
Ovviamente. Bene. Lo prenderò io, ragazzo, per ovviamente sicurezza. Bene, domani salteremo con esso. Fate attenzione con quella zuppa. Per l'isola del Tempio, dove si trova il Teschio delle Ombre. Che Arantir lanci pure il suo esercito contro le mura. Lo distruggeremo senza problemi. Non prendere Arantir alla leggera. Alcuni dicono che sia lui il Messia Oscuro. Sono solo assurdità, ragazzina. Noi tre sappiamo che non è così. Ecco, ma il momento coincide con la profezia. Lascia che pensi io a queste antiche profezie. Tu occupati della spedizione. Ne sei al comando, dopo tutto. Certo, zio. Buonanotte. Ma sul cranio. Anche a te, Saret. Ciao, dottor. Ti prego, dimmi che non trovi carine queste cose. No, ascoltami, io trovo carino qualcos'altro. Io so perché sei qui veramente, dimmi, ma Leanna no. E così deve essere. Gli affari di Fenrig non la riguardano, è chiaro? Ma di cosa parlate? Forse non lo sai. E probabilmente è meglio così. La servitù ti mostrerà la tua stanza. Dormi bene, eroe. Domattina si salpa con la marea. Dormi bene, eroe. Yeah. Yeah. Capitolo 2, la battaglia di una fredda lava. Signore, svegliatevi! Il maniero è sotto attacco! Ci sono necromanti ovunque! Ma posso potenziarmi? Vedo se il maestro sta bene. Nascondetevi! Pigli puculo. You shit in me, doctor? Non c'è scampo! Siamo in trappola! Io recupero, eh? Non andrai lontano. Ma scusami, gli ho lanciato una palla di fuoco? Guarda chi c'è. Dove va? Ma che cazzo è successo? Gli ho lanciato una palla di fuoco e questo è andato via come se fosse un mio amico zombie. Pugnale, ce l'ho già. Pappa in saccoccia, very well. Then touch the darkness, technology to enjoy. Non cercare di oh scappare. God, Gesù. Sì, sì, accerchia, accerchia. Torna qui, compagni che sono giù, che stanno bestemmiando. Esci fuori. Non starai nascosto a lungo. Dannazione, credo che sia andato di stelleranno vivo per questo. Ti troverò e ti ucciderò. Eh? Buia! L'ho lisciato, vabbè. Scusate, eh. Allora, seriamente. Oh, Kaiser Guglielmo! Aiutami! Sei un uomo morto! Attaccatelo da destra! Tua sorella. È super ignorante il combattimento, è un capolavoro. Un cadavere, ma dai, l'ho ucciso io, pronto. Ok, let's study the... dov'è? Qua, largo. Fammi vedere di cosa sei capace. Abbiamo in pugno. Aiuto! Guardie! Aiutatemi! Shoryuken! The match, anzi. Addirittura le finisher ci stanno. Okay. Mi son cagata addosso. Allora, capita qualcosa che non so. Cioè, ogni tanto il cerchio, lo schermo diventa focoso e mi sa che è meno più forte, tipo una passiva. Salve. Che era? Se boh.
Fermo, o per te si mette male. Oh! Gli sono atterrato in testa. Ryuk è demato. Non so se ho fatto bene, francamente. Spada corta, no, uguale alla mia, mi sa. Allora, questa è per il mana, però mi si sta rigenerando con calma, quindi io farei così. Questo cos'è? Il bestiario. Bestiario, un altro. Uguale, eh? Creature. Creature, gravi danni. Gravi danni. Ok, sono uguali, ciao. Diminuisce il rumore di due passi quando cammini. Ti permette di usare i pugnali per colpire alla schiena i nemici. Per causare danni extra. L'attacco della forza alla schiena di un nemico che non ti ha ancora visto. Ti permette di nasconderti nell'ombra. Ok. Ti permette di scassinare le porte. Questo non me lo fa. Ah, 8 punti. Regen. Regen di che? E babbara babba. Va bene. Magie. Scaglia un proiettile di fuoco magico. Richiama e mantieni per guidare il proiettile. Chissà che cazzo vuol dire. Adesso ci provo. Prossimo nemico, faccio un test. Ma quindi ho fatto male? Boh, vabbè. C'è uno che mi ha attaccato. Io l'ho menato. Già che c'ero, ho menato anche gli altri. Cazzo, è morto questo. Non dimenticare che puoi rompere i supporti per far cadere cose pesanti sui tuoi nemici. Ah, certo. Vaso di petrolio. Brucia? Non... boh, non penso. Se lo lancio là? Allora, qualcosa succede, ma... Shoryuken! Shoryuken! Ok, i movimenti sono da sbocco. Vabbè. Qual è la mia missione? Trova l'entrata della casa di Menelag. Scusami, non era questa la casa di Menelag? Is not this Menelag house? Maybe not. Se fa così mi faccio del danno? No. Oh yeah. Questo è il bagno. Sì. Quindi sono veramente infinite le frecce nell'arco? È così semplicistico? A me va bene, eh! Prevedibile. A Stonehelm c'è una gilda di ladri. Aspetta, quella è una macchia di roba. Se fa così... Mi frega un cazzo. L'indicatore che vedi in mezzo allo schermo indica quanto sei ben nascosto. Più pieno è più difficile da vederti. L'avevo già capito.
Raga, c'è anche il multiplayer. Non dimenticate che puoi rompere i supporti per far cadere i cazzi ai tossi nemici. C'è anche il multiplayer di sto gioco, lo voglio provare tantissimo. Le casse con le contengono scorte. Rompile per ottenere cibo e pozioni. Forza, ancora qualcosa. Non andrà. Ho sentito qualcosa. Già che dovremmo ingegnarci. Buia Burundi move. Buia Burundi move, funziona al giusto. Venite, venite. Mi servono rinforzi. Ah, quello era il tasto. No, no. Era l'animazione di sofferenza. Dovevo fosse un'altra cosa. Siamo nei guai. Vedi, ogni X colpi mi si diventa colorato lo schermo. E poi le abilità sono più belle. Quindi con la spada decapitate. Con la magia rimbalza in giro. Con l'arco, boh. Sarà un critico magari, chissà. Non andrai lontano. Ma visto? Ma visto? Ok, studiamo il bastone. Ma visto? Bene. Ok, è il momento di buggare l'intelligenza artificiale. Vorrei farlo, ma. Shoryuken! Chi sta bene. Un altro passo verso la promozione. Ricarica. Sono presa bene. Però il combattimento è un po'. Va bene. Vediamo un po'. Ho sentito qualcosa. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare, una combo. Madonna. Permesso. Allora, pozione curativa, faretra e... Oh, faretra. Faretra? Che vuol dire? Faretra che vuol dire? Oh, tutte le mie pozioni, ne avevo 19. Non ha salvato un cazzo, vaffanculo. Ok, devo salvare manualmente. Aspetta, ho fatto dei punti, yeah. Allora, questo. Mettiamoci. Che cazzo ne so. Ti garantisce una presa più ferma. Per usare l'arco, com'era? Combattimento ravvicinato livello 2. Ok, let's study. Ora sei in grado di disarmare i nemici. Puoi farlo sia in attacco con forza su un nemico stordito. Oppure vinci una gara di... Non ho letto. Ehi, ma là c'è un cristiano. Un cristiano zombie. Non era uno zombie, era un cristiano in armatura. Fermo. Forza! O per te si mette male.
Ehi, cornuto. Sei un uomo morto. Nonna santa. Ma visto? Quel maledetto stagno, dicono. Come se allo stagno succedesse mai qualcosa. Ehi, tu! Sì, io. Venga, venga. Bastone del buia. Buia, pronti? Le relazioni fanno un po' sboccare. È anche molto facile. Mi servono i forzi. Ok, vediamo un po' se per caso esiste una finisher. Già che esiste solo con la spada. Proteggete lo stagno, quindi è nuotabile. C'è rumore di magia. Vabbè, andiamo avanti. Cerca ancora. Dobbiamo entrare e prendere il cristallo. Le casse con il drago. Sì, ho capito. Siamo dentro. Bel lavoro. Vediamo cosa succede qui. Trova Menelak probabilmente nella sua stanza. Sì, signora. E perché capita tutto così in fretta? Non sono abituata a un gioco così veloce. Vabbè, lo butto via. Mettiamo un punto all'arceria o un punto alla magia? Vado avanti con la steltaggine. Dai, mettiamolo all'arceria, forza. Premi R mentre usi l'arco per ingrandire la visuale. Ok. 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 Pipistrelli bidimensionali.
Posso raccogliere le patate? No. Che schifo è sta roba. È un ragno. Fermo dove sei. Muori. Un fammi vedere. Sì, ragazzi, ma siete stealth come le cose stealth. Ma c'è la stamina del combattimento? Non sto capendo. No, mi sa che il bastone non ce l'ha una finisher. Mi mangia il prosciutto, si schiatta con una facilità imbarazzante. Devo mettergli a capire. Ok, facciamo un po' di ripulisti. Numero 1, magia. Numero... aspetta, quant'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Va bene? 3, 6, 9. Sì, molto bene. Allora. Ok. Beh, potrei fare anche così, tanto io credo che... sì. Very well. Tanto la magia, cioè se clicco lì fa in automatico, quindi non ha senso occupare lo slot per la spada pure. Poi magia del cazzo. Allora, spada e scudo, arco, pugnali, magia, magia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per le pozioni della vita e 7 per il mana. Perfetto. E questo lo togliamo. Ok, ok, ok. Bottiglia di succo di bacca. Se mangia? Sì. Madonna che palle il menù. Ok. Questo è molto meglio che saccheggiare carovane, o no? Puoi dirlo forte. Ho avuto capi peggiori, garantito. Quello mi dà ancora i brividi. L'hai visto? Sì, e avrei preferito di no. E come? Simile a un incubo fatto di ghiaccio. Terribile. Che era? Che era? Io in realtà volevo tornare indietro. Rete mai viva. Vado qua. Sei un uomo morale di cuori, me lo pagherai. Non puoi nasconderti per sempre. Non starai nascosto a lungo. Esci fuori. Bella fuga. Resterai nascosto a lungo. Oh mio Dio, ti prego. Non ti prego. Non nasconderti per sempre. Esci fuori. Non puoi nasconderti per sempre. Oh
mi voglio nascondere, voglio che te ne vai. Ti aspetterò, maledetto. Mi aspetterai? Davvero? Sei così intelligente? È di spalle o è dritto? No, è dritto. Salve! Tutto inquisito! Dammi! Ma è bellissimo questo gioco! È il mio gioco preferito! Sto pubblicando un sacco di giochi bellissimi! Shoryuken! Ragazzi, c'è il multiplayer di sta roba e la devo provare assolutamente. Ma io Ubisoft, fanne di più spesso di ste cacate. Bellissimo. Non sto trollando, giuro. Mi sto divertendo tantissimo. Saret, molto bene. Stai attento se ne vedi delle altre. Aspetta. Questo suono di magia... sono i segreti. Che schifo siete voi. Non perdono sangue rosso e ragni, madonna, sono realistici. Sentivo veramente della magia. Scusate, ma torno indietro. Io scusate, ma torno indietro perché nella fontana c'era della magia e io voglio scoprire. Pure qua c'è della magia. Però non vedo cose. Cazzo ho bevuto. Sono diventata di pietra.
Ma come? Ho preso una un succo di roba e sono diventato una pozione del cibo e sono diventata... usarlo per arrampicarmici. Non è chiara questa cosa delle pareti segrete. Sempre se sono pareti segrete. Magari è stata una coincidenza incredibile che ne abbia trovata una quando sentivo le stelline. Ma io non so cosa cliccare. Allora, stiamo fermi per un po' qua dentro, vediamo se per caso lo si sente ancora, perché magari... magari è un effetto sonoro casuale dell'ambiente, perché siamo in un mondo magico, potrebbe anche darsi, eh? Però ci credo giusto. Sì, credo che sia un effetto sonoro casuale. Ho solo avuto fortuna. Ok. Sicuramente meglio della robaccia del rifugio di Murto. Già, difficile emozionarsi per dei barili di pesce essiccato. Beh, almeno ghoul e zombie sono troppo stupidi per non cercare di scappare. E Urgash li prenda tutti. Chissà cosa vogliono. Non lo so. Fermo, o per te si mette fuori. Attaccatelo da sinistra! Accerchiatelo! Non è mica semplice! È in trappola! Prego! Bene! Tenetelo occupato! Yeah, no!
almeno il combattimento è divertente. Certo, a lungo andare sarà una rottura di palle in campo. Siamo nei guai. Che è successo? Aiutatemi! Aiutatemi! Guardie! Banane nel medioevo fantasy. Non dimenticare di tagliare le scale e trappole. Non so, forse dell'ago e del filo. Che altro ti serve per fare scherzi agli zombie? Non andrò! Vediamo dove sei. Mi aspettavo un'altra cosa. È bellissimo! Oh mio Dio, è troppo ignorante sto gioco. Quello che ho io, sì. Ah, ma c'è la durability. Ok. Buono a sapersi. Scusi signorina, ma permesso, eh. Cercare di scappare. È morto pure lui. Oh mio Dio. Tenetelo occupato.
schiatta con una facilità imbarazzante. Non cercare di scappare. Attaccatelo da destra. Fammi vedere di cosa si mette male. Forza, uccidiamolo. Accerchiatelo. Abbiamo il pugno. Prendetelo. Tenetelo. Entra. Ma che cazzo? Assicurarsi che fosse solo. È divertente, mi sto divertendo. Senta, scusi. Muori. La fisica di quell'ambulario è finita. Ho un moto perpetuo. Aiuto. Sei un uomo morto. Mi servono rinforzi. Aggiunge più uno classe armatura, aggiunge 10 di mana, richiede affinità magica. Cos'era affinità magica? Thank you.
cazzo è affinità magica? Io non vedo scritto affinità magica. Rigenerazione del mana. Boh, vabbè. Ce la teniamo buona per dopo. Il libro dei ghoul. Magari roba interessante, però non mi va. Fermo dove sei. Tirato. Che sia quello l'attacco speciale del pugnale. Si mette male.
Voglio vedere cosa c'è nell'altra strada prima. Innanzitutto lì ci sta roba che non credo di poter raggiungere in altro modo. Abbiamo pozione pelle di pietra, pergamena del fuoco, pergamena dell'ipnosi, non lo so, un teschio. Quando viene usata richiama le pale di fuoco. Ok. Trasforma il pelle in pietra di chi la beve, aumentando la classe dell'armatura, ma anche il peso. Ok. No, di là c'è l'avanti. Io ne voglio andare di qui. Devi spazzare e pulire bene la torre. Ci sono polvere e ragnatele ovunque. Ti ho lasciato la chiave, fai tutto entro domani. La torre? Non è questa la torre? Io le sto vedendo le faretre, ma francamente non so se servono a qualcosa. Secondo me no. Sono infinite le armi, le frecce. Vado di boh. La torre. Vabbè, ho preso una chiave. Se trovo qualcosa che somiglia a una torre, vado di là. Madonna, che fico. Questo è praticamente... sarà una bestemmia il paragone, me ne rendo conto, eh. Sembra fortissimo Half-Life, però medievale. Allora forse dovremmo attraversare il tetto anziché stare fermi qui. Di stare calma. Senta, scusi, sì? Boom! È divertente usare il calcio, sì. Questo posto è proprio carino. Peccato che abbiamo altro da fare.
Ah, guarda dove siamo. Ma morte. Mi sa di sì, eh. Ricorda, Menelag può essere sacrificato, il cristallo no. Che vuoi dire? Il cristallo era per Menelag. Menelag ci fa comodo, tutto qui. Ciò che conta è che tu riesca a portare il cristallo al tempio. Volevo, cazzo. Vabbè. Andrai lontano. Muori. Muori. Thank you.
Mi sa che non ricevi punti esperienza combattendo, ma facendo cose. Servono delle informazioni. I piani del tempio. Magie per le porte. Trappole. No! Oh. Mai! Feccia! Oh, davvero? Decido io quando si smetta. Zio, no! E dopo passerò a tuo nipote. Preso danno come? Bastardi non morti. Stavolta morirete davvero. Cosa? Zio. No. No. Metto il ghiaccio, orribile. C'è un'interferenza televisiva, praticamente. Liana. Mia cara. Mi spiace. Io l'ho trascinato in questo. Io me la caverò, Saret. Ma il cristallo. Oh no, Saret, devi seguire quel buon. Ci vediamo alla nave. Ret, dobbiamo avere quel cristallo. Devi stare calma. Lasciala perdere. Il Gola al cristallo. Sì, sì, lo so. Sto rifocillandomi un secondo. Presto, Sare. Ma io non mi dovete rompere i coglioni. Non mi dovete rompere i coglioni. Sì, lo so. Perderlo di vista. Tanto dove cazzo vuoi che vada? Il cristallo. No, avete rotto i coglioni voi il cristallo, per Dio. Un attimo, posso neanche salire di livello in pace. C'è un vaso. Oddio. Missione fallita. Ma cosa? Era a tempo. Oddio boia. Ricarica. Vaffanculo. Fammi vedere se per caso ho piato tutto il pigliabile. No. Ehi, tu! Dammi! Prima di andare, prenderò il mio prezioso cristallo. Vecchio. Ma prima mi servono delle informazioni. I piani del tempio. Magie per le porte. Bastardi non morti! Stavolta morirete davvero. Cosa? Zio. No. No. Liana. Mia cara. Mi spiace. Io ho trascinato in questo. Io me la caverò, Saret. Ma il cristallo. Oh no, Saret, devi seguire quel Ghoul. Ci vediamo alla nave. Oh, c'è una strada, io vado di qua.
Il sentiero del morto. L'hanno ucciso, proprio così. È scappato! Puoi ancora seguirlo sui tetti. Corri! Puoi ancora seguirlo sui tetti. Corri, va, vado. Piccolo cieco, prova dall'altra parte. Tante grazie, signorine. Cieco, prova dall'altra parte. Ah, di qua. Non fermarti, scapperà! Non mi dovete rompere i coglioni. Eccolo. Lo vedo, non scapperà. Non fermarti, scapperà. Salta, eccolo, puoi farcela. Lo vedo. Madonna, salta. Ma gli occhi del drago. Salve. Cos'è? Forse quel mostro è andato verso l'alto. Forse. Non c'è tempo, passiamoci in mezzo. Passiamo in mezzo, va bene. Dove devo andare, mo? Vado di qua io. Attento, potresti piccolo cieco, prova dall'altra parte. Oh, non indugiare ora. La grandissima Katrina. Cerco di saltare, di tagliare, ma... Dove vai, biondo? Non c'è altro modo, salta. Vieni qui. Giù, giù. Su. È abominevole sta parte, ve lo posso garantire. Spero che abbia salvato, secondo me no, ho sto dubbio. Attento. Ecco. Ok, non sono morta, va bene. Verso la strada. Ah, c'è una porta. Non fermarti, scapperà. Ho capito, non so dove cazzo andare. Boh, vabbè, vado di qua io. La tua preda sta scappando. Mi rompere i coglioni. Ma non ce la fa, sto rincoglionito. Non è colpa mia, ok. Mio Dio. Incubo, vabbè, non avevo dubbi. Però io non so dove andare. Non so che fare. Mannaggia la puttana. Allora, quello crolla. Attento. Vabbè, vado di qua. Poi. Allora, giù no. Cosa aspetti? Devo andare qua. Ok, ok, no. Non dirmi che soffri di vertigini. Ma fangulo. Dove... Infiltrati nel magazzino. Ok, ce l'ho fatto. Fungo magico? Ripristina salute, mana, lo mangio. Oh.
Io stavo girando. Ah, anzi, lasciala. Ho sentito qualcosa. Non mi pagano abbastanza per questo. Allora, posso potenziarmi un attimo, per favore? Allora. Sicuro che sia chiusa? Altrimenti i ghoul ci mangeranno le budella. Sì, te l'ho detto. Non preoccuparti. Tutti gli attacchi con un'arma causano più danno. Quanto costa? 8. Abilità di scarica di colpi, talvolta possono sfondare la parata del nemico. In alternativa ti permette di usare i pugnali per colpire. Ho catturato una spia del mare. Non riesce a usare danni extra. Sì, forze. Ho saputo che c'è un lato della nave. Sono chi l'ha interrogato? Starmi non lo so. Non sono riuscito a dormire. Quell'idiota ha urlato per ore. Ah, che maleducato. Almeno sappiamo che erano diretti all'isola. Ah, proprio uccisione secca di pacca. Allora ho fatto bene. Sto prendendo gusto.
Ah, ok, non c'era altro modo per... Però io ho preso delle chiavi. Chiave della botola. Chiave del magazzino. Chiave della botola. Sarà dentro? Questa. Tuo padre resterà molto deluso. Tu conosci mio padre? Oh, sì, l'ho conosciuto. Che ha fatto? Sei pronto? Beh, ho sentito Rantir dire che è morto nella profezia. Sai, il messia oscuro, quelle cose là. Cosa? La leggenda secondo cui la morte dell'ultimo Falcon? Già, la prigione dei demoni si spalancherà, ma le profezie sono tutte false. Dimmi che posso usarlo. Non ci crederò mai. No, vabbè, ti prego. Ti prego. Medieval One Vive. Please. Fammi la spada. Come la raffreddo? No, vabbè, adoro. Mi sta piacendo un pacco. Cos'è sta roba? Bastone da combattimento. Questo lo buttiamo. Questo lo proviamo. Al posto di che? Alternativo per entrarci. Ci deve essere un anello magico attivo nel tuo inventario, dovrai sfruttare gli effetti speciali. Ricorda che puoi portare un solo anello per volta, perciò sceglielo con attenzione a seconda dei nemici che stai combattendo. Anello brillante, 10 di mana, e mettiamolo. Hai sentito cosa è accaduto a Ben? No, ma non lo vedo da un po'. Rantir l'ha beccato mentre rubava dalla dispensa di Gold. Bennett non è mai stato molto sveglio. Che è successo? Rantir l'ha chiuso là dentro. Cercare di scappare. Muori. E l'ho shottato. Non so se gli ho fatto un critico o meno, ma l'ho shottato.
Fai attenzione quando apri la cella, i villani cercano sempre di scappare. Fammi vedere di cosa sei capace. Sto provando, ma... Ok. I prosciutti. Mi sta facendo un pacco sto gioco. Come deciso la scorsa settimana, vi aiuterò a entrare nel magazzino della città. Vi aspetterò nelle caverne domani a mezzanotte. Venite con la mia ricompensa e avete ciò che vi serve. Non vi bloccate, so mantenere un segreto. Io non credo. Non c'era scritto che avevo trovato qualcosa di velenoso? Fermo dove sei. Come cazzo? Fammi. Danno critico molto meglio che mana. Cotta di maglia e spada di buia. Cotta di maglia, classe armatura, richiede costituzione. Costituzione, eh? Ma porca troia, che cazzo è costituzione? Che tu dove la... Combattimento ravvicinato. Ah, sta a vedere che è questo. Costituzione. Affinità magica. Eccola qui. Il tuo livello di mana viene. Ah, ok. Per questa invece danno per 3, aggiungi più 2, gira un colpo critico. Richiede colpo critico. Qual era colpo critico? Questo. Dico, minchia, costa 6. Bam bam.
Però forse costituzione me la puoi demettere. No. Vabbè, allora uno. Questo 4 addirittura. Uilala. Vabbè, oh. È lui? Sì, è Arantir. Non fiatare. Il suo potere è più grande di qualunque cosa tu abbia mai visto. Guardala, guarda. Sta aprendo un portale tra il covo dei negromanti e i tunnel. Ci vuole un grande potere. Te ascia dalle otto teste. Offriamo le nostre vite. Cerco un diversivo per rubare il cristallo senza essere visto. Eccolo qua il Chris velenoso. 2 di danno, attacco magico. Richiede furtività più 3. Furtività stiamo a 2. Un cristallo di Shanti è una rarità. Purtroppo non avrò il tempo per studiarlo. 10 punti, tanti auguri. Mi salvava. Aiuto! Fateci uscire! Menelak, Menelak, la tua reputazione... Aprite la cella! Non vogliamo morire qui! Cosa succede qui? La porta di una delle celle è aperta. Qualcuno è stato negligente. Mi dovrà delle spiegazioni. Tu, occupati di quelle creature. Non ho tempo di farlo io. Ora è il momento. Il cristallo! Qualcuno mi ci hanno scoperti! Che Urgash ci aiuti! Cosa aspetti? Chiunque tu sia, non sei un granché come ladro. No. Forse sarai meglio come zombie. Sono di livello troppo basso. Mi ha ucciso. Potrei stare ad ammirare. Potrei stare morta, che cazzo dici? Ha detto ora io sono andata a fare da quella tangente, però no. Ehi, aiuto! Fateci uscire! Cosa? Sei un uomo morto. No, non è vero, non ho mai visto, non dire cagate. Ci hanno scoperti! Che Urgash ci aiuti! Tua mamma quella sidio, no, tua mamma quella scrofa. Forse sarei meglio come zombie. Grande puttana. Santa, vieni ricaricare, forza. Carica Burundi. Ehi, aiuto! Fateci uscire! Niente. Che palle, non è vero? Is a fake news, Burundi. Questa carica. Aiuto! Fateci uscire! Non è vero, si è buggato, c'è cioè qualcosa che non gli piace.
Ehi! Aiuto! Fateci uscire! Ah, it's a fake! Sei un Burundi! Sei un brutto Burundi! Ehi! Aiuto! Fateci uscire! Occupati di quelle creature. Non ho tempo di farlo io. Musal. No! Salvo. Ora è il momento. Il cristallo. Attaccatelo da destra. Un cristallo di scienza. Cosa aspetti? È una rarità. Purtroppo non avrò il tempo per studiarlo. Vattene! Aiutatemi! Aiutatemi! Potrei stare ad ammirarlo più tardi. Ora scappiamo di qui prima che ci vedano. Prestazione superlativa, mio caro. Non è vero. Ora andiamo da quella mostriciattola di Leanna. Oh, è più sana di te, trampo. Non è vero. Non è vero, non è vero. Hanno bloccato l'uscita. Mannaggia. Prova il fiume, è l'unica speranza. All'arrembaggio. È chiuso. Kaiser Guglielmo. Dall'altra parte. Dovrai recarti nella città di Stonel da un mago, Menelag. Lui e io abbiamo certe alleanze. Pare che stia cercando un oggetto chiamato Teschio delle Ombre, ma per problemi suoi è destinato a fallire. Crede che tu possa aiutarlo, due volte, quel folle? Hanno fatto bordello. Almeno non senza questo, il cristallo di Shantiri che hai recuperato. Tuttavia, io non ti mando là da solo. Ho bisogno di qualcuno che ti guidi. Topa, però soli si viaggia meglio che in due, Saret. Tranquillo, imparerai ad amare il dolore. Puoi chiamarmi Xana. No vabbè, i grandi plot. Lui era veramente cattivo e lei era veramente stronza. Lei è un Saret, demone. Svegliati. Calmo. Cos'è successo? Xana. Che succede? Lei si chiama Xana. Che cosa sei realmente? Xana. Quel sogno era una maledizione del negromante. Uh-huh. Tutta finzione, mio caro. Io sono tua amica. Tua alleata. Non è vero. E potrei essere anche di più. È una succube. Mi piace. Fammi schilare. Dov'è qua? 4 punti. Allora, qualcosa mi dice che devo scegliere una classe. E però io un po' di... Allora, l'assassino lo voglio. Senza cazzi, lo voglio. E costa 10 punti l'ultimo skill. Cazzi magici mi interessano il giusto. Scassinare porte sarei curiosa. Però anche la costituzione. Cioè, gli schiaffi si pigliano. Era costituzione? Sì. Costa 4? Sì. L'alternativa qual è? Sponda parata. Eppure, in realtà non sarebbe male, ma... E colpo critico anche per la katana, che è un'arma abbastanza da assassino, più che un bastone. Ma io metterei questo, così mi posso equipaggiare l'armatura. E piano piano saliamo tutto il resto.
mi salvava un'altra volta. Che cosa? Sono già le... è già mezzanotte quasi. No, sono le 11:30. Dovevamo finire mezz'ora fa. Scusate se facciamo un finale così brusco. Allora, due chiacchiere, due considerazioni. Secondo me a lungo andare sta roba, soprattutto il combattimento con tanta gente, può darmi a noia. Però finora la trama c'è, l'ambientazione c'è, il plot un po' che mi tiene attaccato anche se è molto static c'è, e cosa fondamentale, il gameplay non mi fa cagare per ora. Quindi quasi. Sì ragazzi, serie qui, e adesso devo decidere quando. Potremmo magari fare, che giorno è oggi? Lunedì? No, martedì. Ottimo. Tutti martedì sera fino a che non lo finiamo. Questo Dark Messiah qua. E provo a far andare il multiplayer perché sono curioso almeno di vedere cos'è. Se vale la pena ve lo mostro, anche se è... chiaramente non ci sarà nessuno online, probabilmente le partite neanche partono, però voglio comunque dare una studiata. Se ne vale la pena ve lo faccio vedere, 20 minuti, mezz'oretta, quello che è. Noi allora ci vediamo domani sera con un'altra cosa che non so. E basta, buonanotte, è stato bello, grazie per essere stati con noi, noi ci vediamo domani, fate i bravi, buonanotte, ciao. Sono stradivertita, non credevo, immaginavo che il gameplay mi avrebbe fatto cacare, e invece, questo facile, ne parliamo sul podcast. Vabbè, buonanotte, ciao.